Lo sapevi che nella scienza dello yoga ci sono due modi per affrontare le malattie, la repressione e la purificazione. La repressione è quell'atto che fai assumendo quei farmaci o quegli atteggiamenti che vanno a reprimere e a chiudere i processi naturali e energetici prodotti da una malattia. La purificazione ha a che fare invece con accettare il processo di purificazione, ossia quello che la malattia ha messo in atto e il messaggio che questa ti vuole portare. Naturalmente parlare di malattia è sempre un rischio. Le malattie possono essere anche gravi, difficili e portarci al rischio di morire. Con questo video non voglio dire alle persone di lasciarsi morire, perché bisogna fare anche un distinguo tra una malattia acuta e una malattia cronica. La malattia acuta è quella malattia che può essere ancora curata attraverso quello che sto dicendo, accettando il processo di purificazione, cercando di comprendere l'origine della malattia, assecondando tutti i processi che portano verso la guarigione. Una malattia cronica va spesso curata e aiutata, a parer mio, anche con l'allopatia, anche con la medicina attuale che ha salvato tantissime vite. Quindi non c'è qualcosa che è sbagliato in assoluto. Ogni cosa può essere affrontata in un modo equilibrato, cercando di aprirsi anche alle soluzioni possibili. Una cosa è certa, che la malattia non è soltanto una questione del corpo. La malattia nasce da qualcosa di più profondo, da una disarmonia fra corpo e anima. È lì che va cercato l'origine del nostro malessere.